Presidente, grazie ai colleghi. Allora, volevo intervenire brevemente perché è anche per motivare il voto di astensione a questa mozione. Allora, sicuramente tutto quello che è stato detto dai miei colleghi è insomma condivisibile sul fatto, sull'opportunità di sanificare le parti comuni degli edifici ERP. Ma non solo, perché appunto questa mozione parla di edilizia residenziale pubblica, ma sappiamo benissimo che anche diciamo, altre tipologie di immobili vengono utilizzati appunto per finalità più o meno similari. E questa necessità appunto è evidente, come ha detto il consigliere e il consigliere Figliomeni sulla base appunto di quelle che sono le evidenze scientifiche e che sono incontestabili. Sono così evidenti queste considerazioni che appunto a quanto ho potuto notare io, quanto ho potuto indagare io durante la mia commissione. Queste attività sono già state poste in essere, o meglio, si stanno già pianificando questi interventi. Infatti, appunto, durante la commissione patrimonio dell'8 di aprile, che appunto le opposizioni mi hanno chiesto anche la possibilità, uno spazio per poter parlare degli interventi che si stavano ponendo in essere relativamente appunto a questa emergenza del Covid-19. Ho ritenuto opportuno appunto dare spazio e in quella sede è intervenuto anche l'assessore Viorelli che appunto ci ha confermato in prima battuta appunto dell'inizio appunto dell'avvio di un'istruttoria volto appunto a vedere e quindi a capire quali spazi siano appunto da sanificare, ma anche per fare un computo dei costi, per fare un computo degli interventi, un cronoprogramma e tutto quanto, insomma un'istruttoria amministrativa a tutto tondo. E in seconda battuta anche per quegli spazi che appunto non sono solo edilizia residenziale pubblica, ma vengono utilizzati appunto con finalità similari. Io appunto questa esigenza, questa necessità, oltre ad essere stata appunto detta pubblicamente dalla sindaca, essere stata ribadita a quanto mi dice la consigliera Celli anche all'interno della cabina di regia e appunto confermata dall'assessore con la delega in materia. Appunto io mi ritengo, insomma, ritengo che questo, se l'atto che stiamo votando oggi deve essere un impulso alla Giunta, alla Sindaca affinché pongano in essere questi atti, mi pare che questo impulso sia già arrivato e sia già stato posto in essere. Pertanto, per queste motivazioni, il gruppo Movimento 5 Stelle si asterrà, alla votazione di questo atto. Grazie Presidente.